Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico coprispalle che ho deciso di chiamare coprispalle Atena. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato della Mondialine Atena che io ho adorato, è questo filato molto brillante, il colore che ho scelto io è questo grigio con questo blu notte molto intenso, davvero molto bello, questo è il risultato davvero brillante, bellissimo, lo adoro. Allora, ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 125 metri. Ho altri due colori a disposizione, ve li faccio vedere che trovo entrambi fantastici, questo blu e questo sabbia, che questo trovo che quello sia uno tra quello usato io, ma anche questo abbinabilissimo con tantissimi outfit. Allora, per poterlo realizzare io vi dico già che ho utilizzato l'uncinetto il numero 4 e 300 grammi di questo filato, perché come potete vedere la lavorazione è comunque bella compatta. Per una taglia M vi occorrono 350 grammi, per una taglia L 400 grammi. Naturalmente, se volete farla più lunga della mia e siete una taglia S, io vi consiglio di andare a prendere un gomitolo in più, quindi taglia M e taglia L, e in questo caso invece di 50 grammi e 100 grammi prendete 100 grammi e 150 grammi, taglia M e taglia L. Allora, questo se la volete più lunga della mia. Per essere più larga invece, appunto, io già ho calcolato di prendere quei 50 grammi in più e 100 grammi in più per ogni taglia. Per quanto riguarda la lavorazione, in realtà è semplice. Io mi avvicino per farvela vedere. Sono 6 giri che vanno sempre ripetuti e noi questo motivo in realtà l'abbiamo già utilizzato per realizzare un vestitino e infatti io vorrei poter indossare il vestitino anche con questo bellissimo coprispalle sopra. Si realizza un lungo rettangolo dove appunto vanno ripetuti questi 6 giri e a parte il motivo particolare, l'ultima altra cosa particolare è il modo in cui si va a chiudere, però per chi mi segue sa già che è una tecnica che abbiamo utilizzato diverse volte, che ci permettono di avere il coprispalle bello aderente e le maniche belle corte. Quindi, detto ciò, non ho altro da dirvi, è semplice, è veramente una creazione semplicissima, quindi come sempre mi raccomando, se decidete di realizzarla, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incintando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incintare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro coprispalle io ho deciso di utilizzare il filato della Mondialine Atena. Ho soltanto questi tre colori, ma per essere un coprispalle sono tre colori abbinabilissimi e soprattutto perché è un filato estivo, infatti è cotone, microfibra, cotone riciclato e poliamide. Guardate quanto è luminoso, però quello che ho scelto io è questo, che ha una predominanza del grigio con queste striature blu che io trovo molto molto bello, mentre qui come possiamo vedere c'è un blu più scuro. Allora, io qua vi farò vedere un piccolo campione dove ho montato poche catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 12 a cui vanno aggiunte 2 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Io ho montato 98 nel mio pezzo originale, 98 catenelle per un totale di 8 motivi più 2 catenelle. Ora taglia M andate a mettere un motivo in più, taglia L andate a mettere 2 motivi in più. Questo rettangolo, le catenelle stiamo andando a mettere sono l'altezza, però siccome poi bisogna chiuderlo ai lati come facciamo sempre per i nostri coprispalle, vi conviene farlo un po' più largo rispetto al mio, perché ho deciso questa volta di non farlo troppo largo, perché voglio che sia un coprispalle un po' più stretto rispetto al solito. Quindi mi raccomando, ripeto, la lavorazione si ottiene su un multiplo di 12 più 2 catenelle. Io ne ho montate 98. Mi raccomando, taglia M un motivo in più, taglia L 2 motivi in più. Io sto lavorando con l'uncinetto del numero 4, quindi se avete un filato diverso dovete lavorare in maniera diversa e vi dico che questo rettangolo con queste catenelle iniziali mi misura circa 57 centimetri. Detto ciò, quindi possiamo andare a realizzare il nostro motivo. Mi alzo e vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Catenella di separazione, salto la prima catenella di base e anche la seconda. La prima mi serve per fare la mia maglia alta, quindi anche la seconda. Entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare 5 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due, tre, quattro,
5. Catenella di separazione, salto una catenella, entro la successiva e realizzo una maglia alta. E si ricomincia da capo. Catenella di separazione, salto una catenella, entro in successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, entro una successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto la successiva e vado a fare 5 maglie alte. Quindi una, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado, salto una catenella, vado in successiva maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare 5 maglie alte. Quindi una, scusate il mio filo ogni tanto se non disturba non è contento. 2, 3, 4 e 5, catenella di separazione, salto una catenella, maglia alta e devo terminare il giro. Quindi questo è quello che si fa per tutto il giro. Per terminare il giro, catenella di separazione, entro nell'ultima catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il primo giro. Giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendiamo il filo, rientriamo dentro la stessa maglia alta e facciamo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e vado a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta. Un'altra maglia non chiusa sopra la seconda maglia alta, le chiudo insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta e le chiudo insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia da capo, solo che adesso invece di 3, 2 maglie alte andiamo a fare 3 maglie alte, quindi una, 2, 3. Catenella di separazione, andiamo sulla maglia alta e realizziamo una maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta e le chiudiamo insieme. Maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi 3 maglie alte. Una, 2, 3. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia alta. Catenella di separazione e andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta e le chiudiamo insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta. Chiudiamo insieme. Catenella di separazione. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Allora,
Questo è quello che bisogna fare per tutto il secondo giro. Terminiamo il secondo giro andando a fare una catenella di separazione. Entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, quindi una e due. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, due. Quello che andremo a fare adesso lo ripetiamo per tutto il giro. Catenella di separazione, andiamo a fare una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta sopra le due maglie alte, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme. Una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme e le chiudo insieme. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta. Una, due. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Una, due. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione. Una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme. Le chiudo insieme. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione. 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la terza, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, due, catenella di separazione e si ricomincia da capo, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta non chiusa dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme. Maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme e le chiudo insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Quindi questo, ups, scusatemi, va fatto per tutto il terzo giro. Terminiamo il terzo giro andando a fare catenella di separazione, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi una, due, una maglia alta nella terza catenella. Abbiamo così terminato anche il nostro terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto giro. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ognuna delle due maglie alte, una e due. Catenella di separazione, quello che andremo a fare adesso lo facciamo per tutto il giro. Maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione. Maglia alta sopra le tre maglie alte chiuse insieme. Catenella di separazione. Maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre. 4 e 5. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Maglia alta sopra maglia alta, catenella di separazione. Maglia alta sopra le 3 maglie alte chiuse insieme, catenella di separazione. Maglia alta sopra maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta sopra le 3 maglie alte chiuse insieme. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione e quindi si deve fare questo per tutto il quarto giro. Vedete, già si vede benissimo la nostra lavorazione.
Chiudiamo il giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quinto giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la terza maglia alta, le chiudo insieme. Catenella di separazione e quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il giro. Maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione. Scusate, mi tiro un po' di filo. Ok. 3 maglie alte sopra la maglia alta. Una, due, tre. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la seconda, le chiudo insieme. Maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la quinta e le chiudo insieme. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. 3 maglie alte sopra la maglia alta. Una, due, 3 catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la seconda, le chiudo insieme. Maglia alta sopra la maglia alta successiva. Maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta. Maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta e le chiudo insieme. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione e di nuovo 3 maglie alte sopra la maglia alta. Una, due e tre. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il quinto giro. Terminiamo il quinto giro andando a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta e le chiudiamo insieme. Maglia alta nella terza catenella. Abbiamo terminato così il nostro quinto giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro. 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Andiamo dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, facciamo un'altra catenella. Scusate, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione, quello che facciamo adesso lo dobbiamo fare per tutto il giro. Maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione. 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi una, due. Maglia alta sopra la seconda, maglia alta, 2 maglie alte sopra la terza maglia alta, una, due, catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta non chiusa dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra le ultime due maglie alte chiuse insieme e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione. 2 maglie alte sopra la prima maglia alta. Una, due. Maglia alta sopra la terza maglia, sopra la seconda maglia alta. 2 maglie alte sopra la terza maglia alta. Una, due. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, due, una maglia alta sopra le ultime due maglie alte chiuse insieme e le chiudo insieme. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. 2 maglie alte sopra la prima maglia alta.
una maglia alta sopra la seconda, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, catenella di separazione. Quindi questo è quello che bisogna ripetere per tutto il sesto giro. Terminiamo il sesto giro andando a fare maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme, maglia alta non chiusa nella terza catenella e le chiudiamo insieme. Quindi in totale 6 giri e come vedete si creano questi rombi molto carini. Mi giro, vi faccio rivedere il primo giro. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra le tre maglie alte chiuse insieme, catenella di separazione, si ricomincia da capo andando a fare una maglia alta sopra la maglia alta e una maglia alta sopra le 5 maglie alte. Allora, questi sono i 6 giri che bisogna andare a ripetere per tutta la lunghezza del nostro rettangolo. Vi ricordo che io con le catenelle iniziali sono a una larghezza di circa 57 centimetri e mi raccomando, le taglie più grandi dovevano mettere un motivo in più, la taglia M e 2 la taglia L. Invece i 6 giri mi misurano un totale di, diciamo, 7 centimetri, mentre se vogliamo vedere in centimetri quanto corrisponde un motivo sono circa, allora se inizia da qua si ferma qua, sono circa 8 centimetri, quindi 7 in altezza, 8 in larghezza, per chi volesse le misure in centimetri, che adesso cercherò di ricordarmi di darvi ogni volta. Detto ciò, quindi io continuo a lavorare. Naturalmente il rettangolo, se qui avete iniziato con il primo giro, dovete finirlo con il primo giro, in modo che anche il rettangolo qui inizia con lo stesso giro con cui termina. Quindi in poche parole dovreste terminare così, con, come sto facendo io, con il primo giro. Detto ciò, quindi ci vediamo dopo per vedere quanto è stato lungo il mio, quanto ho fatto lungo il mio rettangolo. Ho terminato di fare il mio rettangolo, ho ripetuto i giri per 13 volte e il mio rettangolo è lungo circa 80 centimetri, mentre vi ricordo che di altezza è alto circa 57 centimetri. Per me come lunghezza per fare il mio coprispalle, siccome devo essere comunque un coprispalle estivo, va benissimo e adesso vi faccio vedere come andiamo a cucirlo. Allora, questo è il lato più corto. Io lo piego, come potete vedere qui nel lato si è formato queste metà dei nostri rombi, questi sono rombi, qui ce n'è metà. Io lo piego e vedete qui ne ho un intero, due intero, lo vado a far corrispondere al terzo in modo che sia metà rombo. Prendo la parte superiore, l'angolo, e lo vado, anzi no, altrimenti viene troppo piccolo. Ecco, quindi 1, 2, 3, 4, ecco, lo piego fino al quarto rombo che combacia quell'altezza. Prendo l'angolo in alto sempre del mio lato più corto e lo faccio scivolare finché qui non combacia e in questa maniera cucirò la parte sopra con la parte sotto, quindi da qui verso qui. Stessa cosa vado a fare da quest'altro lato, quindi scusatemi. Questo è il lato mio più corto, lo piego fino al quarto motivo, prendo il lato, l'angolo in alto, lo trascino in modo da cucire da qui a qui il pezzo sopra con il pezzo sopra. Questo sarà la nostra manica, cioè dove infileremo il braccio, e qui naturalmente sarà la nostra apertura. Io adesso vado a cucire e poi vado a decidere se fare qualche altra aggiunta, tipo qualche rifinitura intorno allo scollo, o se poi tipo allungare le maniche riprendendo lo stesso motivo. Sono cose che adesso deciderò una volta andata a cucire la mia, il mio rettangolo.
Naturalmente per le mani e per le taglie più grandi io vi consiglio di allungare ancora un po' la lavorazione, magari di arrivare anche a 15 volte, ripetere 15 volte il motivo, e invece di fermarvi al quarto, di fermarvi al quinto. Come quindi alzatelo un po' in modo tale che la vostra manica venga più larga. Quindi mi raccomando, non fate fino al quarto, ma fino al quinto, e semmai fatelo un po' più lungo, quindi almeno due motivi in più di lunghezza rispetto a me. Queste per le taglie più grandi, anche che, se come vi avrò detto fin dall'inizio, rispetto alle catenelle che ho messo io, per taglie più grandi vi ho già consigliato di mettere un motivo in più per una taglia M, due motivi in più per una taglia L, in modo tale poi sempre da piegare l'angolo e cucire. Quindi adesso io vado a cucire e poi vi dirò se appunto se ho fatto qualche altra modifica. Allora, io ho terminato di cucire entrambe i polsi, e quindi scusate, entrambe le maniche, e me lo sono indossato e ho deciso di non fare altro. Non farò un bordino qui perché mi piace già l'effetto ondulato che è venuto per via della lavorazione, e di non fare niente neanche qui perché anche qui comunque è venuto questo effetto un po' ondulato e quindi mi piace così come è venuto. Detto ciò, in realtà voi se volete potete allungare le maniche riprendendo la lavorazione, quindi riprendete la lavorazione e potete allungare le maniche o fare un bordino di ventaglio maglie basse. Io invece, come vi ho detto, preferisco lasciare il mio coprispalle così come è venuto.